Segni di terra, buonasera. Ecco il vostro turno per l'oroscopo di ottobre. Toro, Vergine, Capricorno. Come sarà questo ottobre? Cominciamo a parlare dei movimenti dei pianeti. Un ottobre bello, brillante, frizzante. Il primo movimento importante è quello del passaggio del sole. Di solito prendiamo questo, che dai segni di aria passa ai segni di acqua, quindi la bilancia passa allo scorpione. Bilancia che comunque, ricordiamoci, è ancora al suo attivo in questo momento esatto. Sole, che fino al giorno 23, al 22, poi il 23 passa in scorpione. Sole, Marte, Mercurio. Mercurio retrogrado fino al 18. Il 18 finalmente questo Mercurio torna attivo, perché ho sempre detto che Mercurio retrogrado è una gran palla, scusatemi l'espressione volgare, perché pone l'accento su tutti quei rapporti che non si sono chiusi bene, su tutte quelle situazioni in cui la comunicazione è precaria, va a riprendere il passato, forse anche per fare una sorta di passaggio di pettine, no? Per togliere questi nodi, però questi nodi a volte sono dolorosi da affrontare, quindi ecco perché viene visto un po' in maniera antipatica. Togliamo Mercurio un attimo di torno, andiamo a Saturno, l'ho appena nominato. Saturno e Giove, che sono in acquario retrogradi da tempo, passano diretti. Passano diretti! Saturno torna diretto l'11. Giove torna diretto il 18 con Mercurio, quindi il 18, boom, boom, tipo gioco di fuoco, tornano diretti questi due pianeti. Ripeto, Saturno l'11. Per i segni di terra, però, il movimento più importante è quello di Plutone. Plutone il giorno 6 passa diretto, è da un sacco di tempo retrograde in Capricorno, passa diretto, anche se è uno dei pianeti più lenti in assoluto. Però questa cosa che torni diretto dà un certo sprint al movimento. Venere il giorno 7 passa in Sagittario, quindi dai segni d'acqua passa ai segni di fuoco, penalizzato un attimo lo Scorpione, che si avvantaggiava di questa Venere in Scorpione, però va bene, il Capricorno, scusami, che si avvantaggiava da Venere in Scorpione, però va bene così, anche così non è contro almeno questa Venere. La luna piena sarà in Ariete il giorno 20. E questo è qualche difficoltà al Capricorno la crea, ma le andiamo a parlare poi dei segni singoli, proprio dei movimenti singoli. Dopodiché altro movimento bello, se è quello della luna nuova, invece in bilancia il giorno 6. Quindi veramente ci sono tutto quello che vogliamo. Ricordiamoci che ancora Nettuno è in Toro, sempre retrogrado. No, Urano è in Toro, Nettuno è in Pesci, retrogrado. Quindi ancora più pianeti retrogradi ci sono, ma ripeto, dal 18 di ottobre tre pianeti tornano diretti, tutti e tre entro il 18, per 4, scusatemi, il 6 Plutone, l'11 Saturno, il 18 Mercurio e Giove, quindi quattro pianeti questo mese tornano diretti. Questo benedetto mese di ottobre, finalmente alla carica. Torniamo tutti alla carica, imbracciamo tutti le spade e cominciamo a muoverci, perché finora c'è stata un'immobilità quasi assoluta. Allora, cominciamo col primo segno, il Toro. Caro Toro, come sarà il tuo mese di ottobre? Ricordiamoci che per ora il Toro c'ha la Venere opposta, perché la Venere è Scorpione. Passando in Sagittario smette l'opposizione da Venere. Ok, quindi già questo è un gran passaggio. Ottobre, il Toro. Asso di Mazze. Asso di Spade. Nove di Bastoni. Mese di nuovi inizi, decisamente. Nuove comunicazioni, nuovi inizi di grandi, grandi cambiamenti. C'è
in questo mese, all'inizio del mese soprattutto, un bellissimo nuovo inizio, ragazzi. Per molti la situazione sentimentale, per altri la situazione passionale, per altri la situazione professionale. In ogni caso è una bella situazione, bellissima. Anche a metà mese continua questo inizio, e però quello che intendo io è come se si ricominciasse a parlare con qualcuno, ok? Oppure, e lo andiamo adesso a vedere, come se si smettesse di parlare con qualcuno. Adesso, ripeto, andiamo a chiarire questo nove di spade. Quello che è interessante è questo nove di bastoni. Alla fine del mese, nonostante questo movimento di Plutone che torna diretto, una serie di difficoltà vengono al pettine, c'è tutta una serie di freni, chiamiamoli così, freni. L'energia principale è quella dei cambiamenti, ma dei grandi cambiamenti, dei trasferimenti anche, Toro, sei davanti veramente a un grande momento. Però questo momento è accompagnato, manco a dirlo, da una botta di ansia, di angoscia, quindi ok, l'abbiamo già visto. Andiamo a vedere esattamente come si muoverà questo mese. Ripeto, c'è un inizio scoppiettante del mese, però poi finisce maluccio. La morta. Tre di denari. Nove di denari. L'imperatore. L'otto di bastoni. Due carte. Cavaliere di coppe. Re di bastoni. Quattro di denari. La morta che mi viene assieme a un asso di bastoni mi fa capire che c'è in atto una profonda trasformazione di una situazione. Qualcuno mette in atto un taglio per cominciare da capo, qualcuno invece comincia da capo all'interno della stessa situazione. Ok? Ha semplicemente bisogno di trasformarla questa situazione, di modificarla. C'è nel Toro questo mese una grande forza di volontà, una grande voglia di investire su se stesso. Questa è la cosa che mi balza all'occhio. Grande voglia di abbondanza, è come se volesse rinascere questo Toro. Più che rinascere, c'è un termine, il riscatto. È il momento del riscatto per il Toro, ok? Molto, molto di riscatto, una profonda trasformazione da un momento in cui insomma non era chissà che, adesso c'è un grande momento di riscatto del Toro. E tra l'altro è un momento veloce, ok? Tranne poi alla fine del mese, diciamo, c'è il difendersi dal troppo. Secondo me, il movimento sarà così veloce che a un certo punto il Toro ferma. Fermi tutti, no? Ok, che sta succedendo? Ha bisogno di fermarsi, di alzare un attimo, proprio di stoppare sull'acceleratore, di alzare le mura e dire scusa, che stiamo facendo, dove sto andando. La situazione che lo accompagna è molto passionale. Passionale non significa soltanto erotico, no. Passione può anche essere rispetto a un lavoro, a un'attività, qualcosa che comunque ti appassiona. Però è anche vero che a fine mese, a un certo punto, dopo tanta velocità, si ferma questo Toro, si ferma proprio. Quindi c'è una forte trasformazione del Toro questo mese, una grande voglia di riscatto, un riscatto per buona parte del mese, tranne poi fermarsi improvvisamente quando le cose diventano troppo veloci. C'è un voler mantenere il controllo della situazione, quattro di denari, infatti abbiamo a fondo mazzo. Quindi, ripeto anche per i segni di terra, per il Toro in questo caso, ma spero mi sentano anche gli altri segni di terra, che questo non è un oroscopo, quello settimanale, è semplicemente un modo di capire che tipo di energie ci accompagnano ad ottobre. Quindi sono molto generica, a noi interessa che è un mese di grande riscatto, anche se poi, ripeto, c'è una specie di blocco. Ok, da parte del Toro. Segni con cui il Toro si trova a confrontarsi: Ariete e Capricorno soprattutto. Ok?
E cancro, Ariete Capricorno e cancro. Allora, vediamo. Cominciamo con i vari oracoli. C'è il prendersi cura di se stesso, ma anche della propria casa. Per molti ci sono figli coinvolti, eh? C'è bisogno di prendersi cura dei figli, ma proprio da prendersi cura dei figli fisicamente. Guardate qui, c'è il nutrimento, no? Quindi molti Toro si trovano ad avere a che fare con la famiglia, i figli, con problematiche relative alla famiglia e figli, ma non sono problematiche. È una situazione molto, molto, molto positiva che va avanti, però sono molto concentrati su questa cosa. Allora, punta più in alto, alza i tuoi standard e pretendi di più per te stesso, meriti il meglio. Avevamo parlato di riscatto, ok? C'è un Toro che deve e che deve e che si riscatta questo mese. Un Toro che punta più in alto, pensa molto a se stesso e punta più in alto. L'avevamo già visto nei tarocchi, ce lo confermano gli oracoli. Allora, c'è bisogno di purificarsi, d'altronde con la morte l'avevo visto, c'è bisogno proprio di cambiarsi radicalmente, di spazzare via quello che è stato e rinascere. C'è anche bisogno di accettare qualcuno o qualcosa, io ve lo dico, per molti è un'attrazione che va accettata. In ogni caso c'è questo bisogno di allinearsi, non lo so perché viene allinearsi con qualcuno, con qualcosa, accogliere, accogliere qualcuno, qualcosa, credo che sia qualcuno nella fattispecie. C'è un Toro che ha bisogno di accogliere l'altra energia o di farsi accogliere, però sapete l'energia, insomma, però è bella questa cosa perché c'è questa in atto questa grande trasformazione, chiamata anche purificazione in queste carte, grande trasformazione per poter accogliere qualcosa di meglio, ok? Quindi ripeto, è un mese di riscatto per il Toro, tranne fine mese in cui si alzano le difese, in cui ci sembra di correre troppo. Aniel, ce n'è un'altra. Che chiaro che questa non la prenderò. Vediamo qual è la carta della luna. L'ispirazione. Dio, esprimiti ora tramite me in modo grandioso. Manifestate, create. In ogni caso c'è l'influenza dall'alto che vi può ispirare, che vi può condurre questa mazza è tenuta dalla mano di Dio, ok? Quindi in ogni caso c'è qualcuno dall'alto che vi sta conducendo. Questo momento di riscatto non è un momento solo vostro, è un momento in cui interviene anche l'energia dall'alto, la grande energia, la grande luce. Come volete chiamarla la chiamata? Dio, come volete chiamarla la chiamata?
Mese di ottobre, toro. Vabbè, è uscita la sua carta, è un toro molto nella sua potenza, c'è poco da fare. Quando mi trovo le carte del segno, significa che è un mese di grande potenza. Questa è la madre terra, colei che dà la vita, che si rispecchia nell'infinità delle forme viventi, che esprime creatività incontrollata, che esprime amore per la natura, che esprime fecondità. Fecondità significa crescita, creatività è crescita, quindi un mese di grande, grande crescita per il toro. Tra l'altro, l'imperatrice è anche uno degli arcani che contraddistingue il toro, quindi un toro grande con nella sua più grande potenza, ecco. Ok, scusatemi, io non so se faccio casini con le candele. E quindi devo poi rimediare. Adesso l'ho fatta così, che ci posso fare. Ok, allora vediamo il punto di vista economico, via. E poi vediamo un paio di altri oracoli. Come sarà questo mese dal punto di vista economico, Toro? L'ho presa così questa carta, quindi voglio leggerla così, anche se io queste carte in questa stesa particolare le leggo così. Ci sono dei blocchi da un punto di vista economico, però sono dei blocchi che sono destinati a essere superati, ok? Quindi non sarà un mese tutto rose e fiori dal punto di vista economico. Sarà un mese in cui ci sarà un attimo da arrancare, soprattutto alla fine del mese, secondo me, però è tutto destinato a migliorarsi, ok? Vediamo l'amore per quanto riguarda il toro. L'impotenza, la carta numero 9. Perché è uscita l'impotenza? L'impotenza a fare che cosa? Sei travolto dagli avvenimenti, non puoi fare nulla per far evolvere la situazione, né puoi provocare alcun cambiamento. Accetta questa impotenza, anche questo è amore. C'è una corsa anche al riscatto, però a quanto pare, ci dicono le carte, questa corsa potrebbe essere indipendente da quello che voi fate. Ok? C'è molto altro, intanto abbiamo visto che c'è una carta del cielo, c'è molto altro dietro questa corsa di scatto. È anche vero che a un certo punto ci sarà il fermo, potrebbe riferirsi a quel fermo questa carta, quando a un certo punto il toro si renderà conto di non poter agire, non ci sono più margini di azione a fine mese, l'avevamo visto. Si è corso troppo e alla fine c'è il blocco totale. Vediamo se riusciamo a capire perché c'è il blocco. Che questo grande mutamento a un certo punto si blocca. Qua c'è una competizione in atto. Qui c'è, dovete stare attenti con chi state lottando. Ci sono dei conflitti, ci sono delle lotte. Ok? Qualcuno di voi deve semplicemente prendere più fiducia in se stesso. Però è quello il problema. Il problema è che vi dovete muovere molto in avanti e lo fate in una maniera che poi quasi quasi temete di esservi mossi troppo in avanti, invece è la strada giusta e vi fermate. Questo perché molti di voi non hanno fiducia in se stessi. Andiamo a vedere quali sono le canzoni del toro per il mese di ottobre. Ti parlerò d'amore e penso a te. Fa qualcosa,
non abbiamo bisogno di parole, sicuramente c'è un toro innamorato, però è anche un toro che pensa al futuro, cioè è innamorato ma forse è separato, ma forse c'è un momento di allontanamento, non l'avevo visto qui ma potrebbe essere, ok? Quando abbiamo visto quelle difficoltà. D'altronde abbiamo detto che questo è un oroscopo che vede le energie, non vede i fatti, però da quello che posso capire queste carte c'è un momento di allontanamento, c'è un momento di divisione, non abbiamo bisogno di parole, ci pensiamo lo stesso, ragazzi, fa qualcosa, parla, fa qualcosa, è una canzone di Mina, graziosissima, ascoltatela. E penso a te, non penso che ci sia bisogno di presentazione, una canzone di Battisti fantastica, Ti parlerò d'amore, una canzone di Massimo Ranieri. Quindi secondo me c'è un toro che in questo momento è in separazione, ok? E d'altronde poteva anche essere che la morte fosse dedicata a questa separazione. Io ripeto, non vado a fare un oroscopo dettagliato, è una presa visione delle energie del mese di ottobre. La prossima volta vediamo così, presa visione delle energie del mese di... Ok, quindi questo è il mese di ottobre per il toro. Ripeto, c'è grande riscatto da un punto di vista personale, grande, grandissimo riscatto, però potrebbe esserci che c'è un taglio messo in atto per quanto riguarda la situazione sentimentale, taglio che poi è situazione comunque personale, che poi alla fine vedono un attimo un arresto alla fine del mese, c'è delle difficoltà, c'è la voglia di mantenere il controllo e di non volersi dare troppo e voler correre troppo, ok? Questo è il mese di ottobre per il toro. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti, come al solito. Passiamo al segno della Vergine. Cara Vergine, siamo arrivati a te e siamo al mese di ottobre. Vergine che si ritrova finora una Venere, alleata dal segno dello Scorpione, ma che, ahimè, si è dovuta quadrata dal giorno 7. In poi, perché la Venere passa in Sagittario, quindi una Vergine un po' scontenta tra virgolette. Allora andiamo a vedere come sarà questa Vergine per il mese di ottobre. Due di denari, tre di denari, otto di denari, proprio Vergine, la giustizia. Cara Vergine, in qualche modo il tuo equilibrio non è che sia messo granché bene, ti senti sempre sull'asse dell'equilibrio, ti senti sempre sulla bicicletta senza ruote, senza manico pure, secondo me stai sempre in bilico, ti senti molto in bilico, soprattutto all'inizio del mese, a metà mese sembra che le cose si migliorino, comincia ad avere più senso di quello che è l'abbondanza, ma nei rapporti anche, ok? Nei rapporti c'è un metà mese in cui in qualche modo le energie passano, sono di più persone, quindi ci sono più persone coinvolte a metà mese con te. Torni a gestire una certa, non solo solitudine, non capto solitudine soltanto, capto voglia di crescere. 2, 3, 8, c'è tanta voglia di crescere nella Vergine, che okay? C'è la voglia di rimettersi in equilibrio, perché qui c'è un equilibrio stabile, ma poi qui c'è la regia dell'equilibrio, la giustizia. La Vergine ha voglia di essere giusta, di fare le cose giuste, per farlo sa che deve lavorarci su, deve investirci, ok? Inizio del mese, ripeto, molto traballante, un metà mese un po' più
molto più saldo, un fine mese saldissimo, ma proprio proiettato verso il miglioramento la Vergine. Ma quello che è interessante è questa carta. Vuole giustizia. Ok? Se c'è da fare se c'è da una situazione legale, eccetera, sappiate che la vincerete e che questo è il mese in cui verrà a galla questa situazione legale. Per altri è proprio il bisogno dell'equilibrio della giustizia. Per entrare in equilibrio, la Vergine ha bisogno di alzare la spada, ok? Di tagliare alcune cose, di mettere in atto alcuni tagli. Vergine, ottobre, 10 di spade, paggio di spade, 8 di bastoni, due carte. Amanti e 10 di bastoni, 6 di denari, temperanza, re di bastoni, 6 di coppa. Vabbè, l'inizio del mese ho visto che c'è un equilibrio instabile. Il 10 di spade, il senso del tradimento e il dolore. E il dolore sono tantissimi, sono molto forti. State spiando qualcuno e forse ne aspettate anche le comunicazioni. Qualcuno con cui avete un forte rapporto. Qui c'è un rapporto molto forte per i Vergine, eh? Amanti e 6 di coppe. Voi sentite molto forte il rapporto con qualcuno, però questo rapporto in questo momento è in grave difficoltà, gravissima difficoltà. Forse è giunto alla fine delle difficoltà, con questo 10 di bastoni che io dico sempre è la fine del tunnel. Ma ragazzi, ma quante carte di equilibrio ci sono? Non ci avevo fatto caso. 2 di denari, 6 di denari, temperanza, quante carte di equilibrio ci sono? Quanto di se... Anche questa non vi dà l'idea di qualcuno che traballa? Ok? E qua è giustizia. La chiave, la parola d'ordine della Vergine questa settimana, questo mese è l'equilibrio, ragazzi. C'è bisogno di trovare l'equilibrio. Bisogno di trovare l'equilibrio tra dare e avere. Ok? Tra amore e passione. Tra razio e passionalità. Trova equilibrio anche nelle comunicazioni, nel mettere avanti se stessi rispetto agli altri. C'è molto rapporto con i figli, oltre che con qualche persona che ci ama o che amiamo, con cui sentiamo un forte rapporto, che ci portiamo da anni, un ritorno al passato per qualcuno. Le difficoltà della Vergine questo mese sono date da questo rapporto di amanti. Gli amanti di solito, ok, o usiamo la parola per come la intendiamo tutti, oppure la usiamo come dico sempre io, nel suo significato più puro di persona che ama. Qui non lo so come intesa. Perché quello che fin dall'inizio mi ha attratto, mi ha fatto un attimo, mi è stato un attimo perplesso è questo 3 qui. Non lo so come intesa questa amanti. Sicuramente gli amanti sono anche in decisione, ok? E d'altronde questo equilibrio che traballa, queste indecisioni, questo 10 di bastoni in cui c'è qualcuno lì che traballa pure, la giustizia, il 6 di denari in cui qualcuno dà di più dell'altro, qualcuno ha di più dell'altro, più che dà. E il rimettere in equilibrio tutto con la temperanza. C'è una Vergine che cerca di stare calma, di stare di essere ponderata, di essere non razionale, pur nella sua passionalità di essere ferma, dura, risoluta, ecco, mi viene a dire risoluta. Per trovare questa risolutezza sa che deve trovare l'equilibrio. Perché non ha equilibrio in questo momento. Penso che lo troverà. Con tutte queste carte di equilibrio, se non lo trova adesso, quando lo deve trovare?
Penso che lo troverà per molti, non per tutti chiaramente, quelle situazioni sono due. Alcuni sono coinvolti in una situazione, chiamiamola di tresca, chiamiamola di amore, non chiamiamola di tresca, chiamiamola di amore. Sì, di amore. Vogliono tornare in un rapporto, sono molto decise se tornare in un rapporto solo a due, ok? Mentre invece per altri la situazione riguarda i figli, quindi si cerca l'equilibrio anche riguardo ai figli. Si è tanto sofferto, c'è tanta sofferenza rispetto a queste situazioni, quindi al tornare a un rapporto a due, dopo i rapporti a tre, o al tornare, o i figli, quindi una Vergine che, ripeto, la parola d'ordine è equilibrio questo mese, parte completamente disequilibrato questo mese, si riprende mano a mano, nonostante alcune comunicazioni veloci che possono confonderci, nonostante lo spiare o l'essere spiati da qualcun altro, nonostante questo essere consci del fatto che c'è qualcuno che dà di più e qualcuno che dà di meno e voler rimettere assolutamente in parità queste cose, c'è questo bisogno di voler rimettere in parità le cose. Infatti c'è la giustizia a fondo mazzo, c'è il bisogno di essere giusti. Questo è quello che ha la Vergine questo mese, che sente questo mese. Vuole uscire dal tunnel di questa incertezza e di questa ingiustizia. Per molti ci saranno delle cause legali che comunque finiranno brillantemente. Ok, questa è l'energia della Vergine per il mese di ottobre. Ripeto, faccio solo l'energia, non è un oroscopo dettagliato. Cioè, poi saranno gli oracoli a dirci su per giù come andrà il mese, ma poi lo vedremo mano a mano di settimana in settimana. Quindi questa è l'infarinatura per sapere come andrà questo mese di ottobre. Vediamo, Vergine, qual è il tuo oracolo akashico? Faccio notare che a parte Gemelli, non ci, e Gemelli e Sagittario, non ci sono segni forti, ok? Molto presenti i segni di aria e i segni di terra. Poi ci, come segni abbiamo il Sagittario e Gemelli. Ah, e la bilancia. Scusate, il Sagittario e Gemelli e bilancia. Ho perso le scarpe. Dunque, è un mese in cui in qualche modo torni sui tuoi passi, in qualche modo capisci che il giardino in cui sei è bello e puoi cogliere da questo giardino. Quindi è un mese in cui respiri libertà, ma non vai oltre il tuo giardino. Che vuole dire questa carta? Ognuno di voi sa che vuole dire questa carta. Questo è quello che mi è venuto da dire, ispirato da non so che cosa. Prendetelo con come dovete prenderlo. Siete nel vostro giardino e vi state rendendo conto dei fiori che vi dà questo giardino. E dovete curarvi di più comunque di quello che avete. Forse è questo il messaggio. Siano figli, siano amanti o altre situazioni. C'è un tornare indietro sui propri passi, comunque. Quindi penso che sia un mese in cui alcune decisioni che avete preso le metterete in discussione. Sempre nel tentativo di essere giusto, perché abbiamo visto che la carta base era la bilancia, nel tentativo di essere giusto, ok? O giusta. Io di solito farlo per segno, quindi uso sempre il maschile, spesso il maschile, ma perché mi appello al segno. Allora, bilancia, scusatemi, Vergine. Pronti, partenza e via.
Questo è il momento perfetto per gettarti a capofitto nella realizzazione di ciò che il tuo cuore desidera. Ok? Caro Bilancia, manca a dirlo, qua abbiamo vai avanti. Caro Bilancia, ma perché ce l'ho Bilancia? Ah, perché abbiamo visto che aveva l'energia. Quindi molti vergini si trovano a che fare con la Bilancia questo mese. Perché non si spiega altrimenti, perché c'è sempre la Bilancia. Questo è un mese in cui darete il via a tante situazioni, secondo me. Tante situazioni. C'è da chiudere dei conti, se lo devo dire io. Da chiudere dei conti o da fare quello che si desidera veramente. La luna e la terra, che cosa ti dicono, Vergine? Devi stare attenta a come ti rifletti. Sei in una situazione a tre ragazzi, c'è poco da fare. Qua il tre si ripete. Sei in una situazione in cui devi stare molto attenta al tuo riflesso, a quello che rifletti. Potresti avere a che fare con persone che si riflettono come te, quindi che fanno il tuo stesso gioco alla fine. Che sono il tuo specchio, questo vuole dire la carta. D'altra canto c'è qui la celebrazione. Sarà un mese in cui farai il punto della situazione, troverai il modo di festeggiare, di capire quello che vuoi festeggiare, quello che puoi, che hai, festeggiare quello che si ha. Ma secondo me avrai qualcosa di buono questo mese. Arriverà qualcosa di buono per il Vergine questo mese. C'è un buon inizio. D'altronde con la giustizia avevamo come carta base, direi proprio di sì. Vergine. Come va il tuo mese di ottobre? Preoccupazioni materiali. La positività entra in me donandomi sollievo mentale e serenità. Qualcuno di voi è preoccupato da un punto di vista economico. Però quello che vi chiedono le carte è di invece essere più positivi, perché io vi dico sempre: più emanate pensieri negativi, più negatività vi arriva, ok? Più vi preoccupate, più preoccupazioni vi manda l'universo. Questo mettete in atto e questo vi arriva, è come se fosse uno specchio l'universo. Quindi dovete essere più positivi riguardo alla vostra situazione materiale, economica, perché a quanto pare ottobre potrebbe in qualche modo mettervi davanti a qualche difficoltà del genere, a qualche pensiero materiale di troppo. Allora, è un mese in cui secondo me parlate troppo, agite poco da un punto di vista economico, ok? Parliamo qui economico-lavorativo. Non è un mese difficilissimo, secondo me. Forse lo immaginate più difficile di quanto sia, infatti le carte ci avevano detto. Però avete bisogno di esternarla anche questa difficoltà, di parlarne con qualcuno. State però attenti a come ne parlate, perché quando parliamo di qualcosa ce la tiriamo pure, ok? Buona fortuna, perfetto, quella carta cercavo questa. Quindi non è un mese proprio brutto da un punto di vista economico, siete voi che siete preoccupati, ma qui c'è la buona fortuna, quindi
A qualcuno di voi potrebbe anche giocare, sempre il solito euro che dico sempre, non giocate mai di più, però potrebbe anche giocare e approfittare di questa carta. Vi dico comunque che dal punto di vista economico, perché l'ho tirata giusto per a completamento di questa, anche se di solito la tiro a parte, da un punto di e poi mi ha risposto da sola con la buona fortuna e soldi, quindi. Non è brutto come mese, ok? Siete voi che siete particolarmente preoccupati. Quanti conflitti che avete dentro? Avete delle ombre contro cui praticamente lottate quotidianamente, oserei dire. Notte e giorno, oserei dire ancora di più, perché state lottando tanto. Ci sono delle, allora, questo mese di ottobre non sarà il più calmo dei mesi, ci sono delle prove da sostenere, sicuramente. Molti di voi andranno in conflitto, ok? Vi sentirete, guardate, questa persona si sente piccola rispetto a queste grandi ombre, vi sentirete più piccoli, avrete paura ad affrontare le situazioni, ho visto pure qua la preoccupazione materiale. Dovete cercare di essere più forti, di sentirvi più forti. C'erano delle carte che ci parlavano di miglioramento in ogni caso. Certo, non è questo gran paradiso, però non è un mese così terribile, ok? È un mese in cui sicuramente dovrete confrontarvi con una serie di cose e dovrete riportare in equilibrio altre cose. Potrebbero essere economiche, potrebbero essere affettive, sentimentali, ma c'è tanto bisogno di rimettere in equilibrio cose perché questa comunicazione legale potrebbe arrivare, ok? Poi la vincete pure, ma intanto sarà una mazzata. O potrebbe essere una mazzata, non è detto che sia per forza per tutti una comunicazione, che tutti vengano a una comunicazione legale, però molti potrebbero ricevere una comunicazione. Coesione, quello che vi si chiede è coesione con la persona di riferimento. Infatti, qua mi parla di amore. Allora, in ogni realtà della vita e soprattutto in amore, è bene avere in sé un fulcro di coesione. Così qualsiasi incontro sarà una condivisione e potrai arricchirti ed espanderti al contatto con l'altro. Ricentrati su te stesso. Siete disequilibrati, l'abbiamo detto fin dall'inizio della stessa dei Vergine. Siete molto disequilibrati, avete bisogno di ritrovarvi, di centrarvi. Ok, Vergine, mi pare che ti ho massacrato abbastanza. Passiamo alle canzoni del mese. Resta con me. Sto con lei. Non è mai abbastanza, mi manchi. Avevo già visto, l'avevo già anticipato, che ci potrebbe essere una situazione di terzetto, ok? Non sono tutti vergini, che hanno una situazione extra, però avevo già anticipato che ci poteva essere, avevamo visto anche dalle carte dei tarocchi iniziali. Resta con me, qualcuno se ne vuole andare. No, potrebbe essere la vergine, potrebbe essere l'energia di riferimento, ma c'è qualcuno che chiama, mi manchi. Qui c'è probabilmente per qualcuno una rottura in atto o un allontanamento. Resta con me, mi manchi. Ok, quindi qualcuno che è lontano. Sto con lei, sto con lei. E intanto penso a te. Ok, quindi stiamo attenti dove stiamo, a chi pensiamo. Non è mai abbastanza. Penso che si riferisca proprio anche a questa canzone, nel senso qualcuno che non ne ha mai, non un santo non è mai, non ne ha mai abbastanza di qualcun altro.
Quindi cercate testi queste canzoni, controllatele, vedete a che cosa si riferiscono, se vi ritrovate in qualche modo, fatemi sapere uno scopo particolare questo della Vergine questo mese. Una Vergine molto, abbiamo visto che la parola principale è l'equilibrio, non riesce a trovare l'equilibrio, non riesce a trovare una soluzione, tante preoccupazioni anche materiali, ok, cara Vergine. Questo è tutto per il mese di ottobre. Se ti è piaciuto, metti un like. Se ti sei ritrovato, scrivi nei commenti, come al solito. In ogni caso, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Passiamo al Capricorno. Capricorno, che si vede finalmente tornare diretto Plutone. Finalmente. Quindi un Capricorno che, anche se Plutone è pieno di talento, come ripeto sempre, almeno comincia a muoversi. Allora, Capricorno, come andrà questo mese di ottobre? Tre di denari anche per il Capricorno. La morta, che poi è il suo segno. 9 di bastoni e il matto. Un Capricorno che mira ad avere sempre di più. Solo che a metà mese qualcosa succede. C'è uno stop proprio. Potrebbe essere uno stop che mira una trasformazione, che potrebbe essere uno stop definitivo. Questo poi lo vedremo di settimana in settimana. Fatto sta che la fine del mese è molto più difficile dell'inizio del mese, molto più difficile. L'energia di fondo è quella del matto, quindi c'è un Capricorno che riesce a comportarsi in maniera anomala rispetto a quello che è il suo essere. Perché ricordiamoci che il matto è una delle due carte degli arcani che indicano l'acquario. Non posso esserci due energie più diverse nel Capricorno e l'acquario, quindi il Capricorno è più ponderato, più posato. L'acquario sembra, e io ripeto, sembra più svampito, non lo è per niente. Io dico che invece l'acquario è uno dei segni più coraggiosi dello zodiaco, però qualcuno non me la fa passare questa cosa. Perché a buttarsi a volte ci vuole coraggio, anzi, la maggior parte delle volte ci vuole coraggio. Dunque, e qui c'è un Capricorno che inusualmente si vuole buttare, ok? Quindi energie molto forti perché, ripeto, inizio di mese bello scoppiettante, bello a migliorare, poi boom, c'è il blocco, c'è il fermo, qualcuno vi ferma alla frontiera. Però in ogni caso è un Capricorno che ha un'energia di miglior, continua l'energia di miglioramento per tutto il mese, continua questa voglia di andare avanti a tutti i costi anche, a buttarsi dov'è, non so dove. Capricorno, asso di coppe, imperatore, tre di denari. 4 di spade, matto, poi dice che le carte non si richiamano. E adesso vi faccio vedere una cosa ancora più interessante. Qui abbiamo gli amanti, ok? Ora andiamo a vedere una cosa. Intanto finiamo questo. L'appeso, il 2 di coppe, gli amanti. Ditemi che le carte non rispondono, poi non parlano. A parte che i segni di aria la fanno da padrone col Capricorno, quindi Gemelli, Acquario, Capricorno e Ariete sono i segni del mese, nel senso sono questi segni con cui maggiormente si trova avere a che fare il Capricorno. Interessante, questo inizio di mese in cui c'è da voler dare di più, l'abbiamo visto anche inizialmente, ma lo vediamo anche da questo asso di coppe, voglia di cominciare qualcosa da capo, di dare molto di più. Anche se, ma proprio c'è la volontà di dare di più. Un altro 3 denari, guardate. Ci sono 78 carte, però sono uscite le stesse. 3 denari, 3 denari.
matto e matto. Amanti e amanti, ma non voglio dire niente. Però, poi che succede? L'abbiamo visto qui, ma lo vediamo anche qui. Il fermo. Quindi da un inizio scoppiettante, il fermo. Guardate come le carte ci confermano esattamente quello che abbiamo visto prima. Il fermo, andate in depressione, vi fermate. Vi fermate, volete buttarvi da qualche parte, ma rimanete lì appesi, fermi, a vedere di capire come si va e dove si va. Il tutto perché? Per un rapporto di amore. Volete buttarvi verso questo rapporto in cui siete stati fermi da tanto tempo. Ok? Volete buttarvi proprio, ragazzi, c'è poco da fare. È un mese in cui si alterna questa voglia di buttarsi a tutti i costi in un rapporto e la voglia di fermarsi, ok? Quindi, però, tanto tanto sentimento, posso dire che questo è il mese del sentimento per lo scorpione. Asso di coppe, due di coppe, amanti. Questo è il mese del sentimento per lo scorpione. No, scusatemi, del capricorno, ma che ho? Del capricorno. Inizia bene il mese, stoppa a un certo punto, non si ha più la forza di. O almeno si fa un passo avanti e uno indietro e uno si ferma verso questa coppia, verso questa persona con cui si sente questa attrazione molto molto particolare. Intanto vedete queste due carte, entrambe sono gli amanti. Qua abbiamo il filo che ci lega e qua abbiamo la mano di Dio sopra, quindi l'angelo sopra, scusate. Quindi carte molto forti e entrambe qua abbiamo il matto, un'energia giovane, nuova, qualcuno che vuole cominciare da capo, che è disposto a cominciare da capo, che questa è la cosa più importante. Un capricorno che è disposto a mettersi in gioco a cominciare da capo questo mese di ottobre, ok? Ripeto, inizio di mese scoppiettante, poi c'è il blocco. Capricorno, adesso andiamo a vedere tutti gli oracoli del Capricorno, come sarà? Il tuo mese di ottobre per le sirene e i delfini. Protezione. Tu e i tuoi cari e i tuoi beni siete al sicuro e protetti dal cielo. Molti di voi hanno a che fare con dei cari defunti che vengono e da loro vengono protetti. In ogni caso ricordatevi che c'è l'energia positiva, quindi emanate energia positiva, cercate anche di richiamarla questa energia positiva questo mese, ok? Chiamatela voi. Come si fa? Niente, semplicemente esprimendo positività, perché se esprimete negatività o pensieri negativi, l'energia positiva se ne scappa. Dove c'è il bianco non ci può essere il nero e viceversa. Akasha per il Capricorno, l'oracolo di Delfi. Siamo al punto X. D'altronde abbiamo visto tutti quei matto, tutte quelle carte del matto. Siamo al punto X. L'oracolo vaticina, l'oracolo dice, l'oracolo predice, l'oracolo fuma pure. Vi dà l'idea di quello che può essere il vostro futuro. Avete un'idea di quello che può essere il vostro futuro. State inseguendo questo futuro con quel matto che avevamo visto. State anche buttando. L'oracolo, questa carta vi conferma che siete all'inizio di un periodo X. Ok? Bella questa carta. Era la Pizia, quella che vaticinava Delfi. Questa donna qui, giusto per fare un po' di. Questa donna qui, vedete sotto ci sono dei fumi, no? A volte qualcuno racconta che fossero delle foglie di alloro bruciate,
Perché se attendi le foglie d'alloro bruciate possono essere psicotrope o almeno psicogene, come si dice? Non lo so come si dice. possono produrre anche allucinazioni. Certo, non è che dovete respirarne tanto. Anche mangiate, ok? Quindi le foglie d'alloro che noi bruciamo tranquillamente, io le brucio tranquillamente, però state attenti a non esagerare. Soprattutto a non mangiarne tanto o a non respirarne tantissimo. Però qui sotto si diceva, questo è l'adito, si diceva che passasse ci fossero dei, come si dice, dei fiumi di gas, fiumi non è la parola giusta, delle esalazioni, ecco, delle esalazioni di gas, un gas praticamente che ti condizionava, ti drogava quasi, ok? Ecco perché la pizza, che vaticinava nell'oracolo di Delfi, poi cominciava a dare i numeri, o almeno dava le sentenze, ok? Quindi sentenziava. Questo era l'oracolo in cui la pizza, sempre una donna, ok? Si faceva una domanda e le rispondeva. Rispondeva, a volte non si capiva quello che diceva, ma perché? Da un punto di vista storico, perché effettivamente era fumata, scusatemi l'espressione più volgare, più terra terra, ma giusto perché così tutti comprendiamo. Da un punto di vista religioso di quei tempi, perché dovevi capire, interpretare quello che la pizza diceva. Abbiamo fatto la nostra lezione di storia. Io questa carta, ripeto, l'adoro. E secondo me il Capricorno è all'inizio di un percorso. Questo stavo dicendo. Vediamo, terra. E luna insieme. Che cosa ci dicono per il Capricorno? C'è una situazione karmica coinvolta col Capricorno questo mese, ok? Qualcosa di karmico deve essere risolto. Vi dico anche che c'è bisogno di riprendere l'equilibrio. Sarete giusti comunque, sarete equilibrati e riuscirete a raggiungerlo questo equilibrio. Non sarà semplice, lo raggiungerete nel tempo, ci bisognerà che si svolgano tutta una serie di azioni perché voi raggiungiate l'equilibrio, lo raggiungerete. Ricordatevi però questa carta del karma che è importantissima, siete coinvolti in una situazione karmica, che non è nessuna parolaccia. Significa che state percorrendo una strada, sempre per farla molto breve e comprensibile a tutti, una strada che dovevate percorrere nella vita. Sarete molto intuitivi anche, Capricorno, quindi fidatevi molto delle vostre intuizioni questo mese, ok? Credete nella vostra intuizione, fidatevi della vostra intuizione, sarete molto intuitivi. Magari è per questo che ci è uscito l'oracolo, no? Situazione economica, che ci è uscito l'oracolo di Delfi. Non lo so. Capricorno, situazione economica. Non è male la situazione economica questo mese, proprio per niente. Qualcuno di voi dipende da un uomo che sgancia, un capo, qualcuno. Altri invece siete voi che tenete in questo momento le redini della borsa, i cordoni, scusatemi, della borsa. Quindi non è un mese negativo, anzi è un mese positivo per quanto riguarda la situazione economica, denaro, professionale e tutto quello che ne consegue. Capricorno.
Capricorno, che ti dicono gli sciamani per questo mese di ottobre. Chiudiamo dei cicli, apriamone altri. Tutto ciò che accade deve accadere. Vi ricordate che vi ho detto che c'era una situazione karmica? Che vi ho detto deve. Perfetto. Tutto ciò che accade deve accadere. Piena realizzazione, accordo, rinnovamento, completezza, desiderio di un nuovo inizio. Eccolo qua il nuovo inizio che abbiamo visto, ma abbiamo visto pure che c'è una situazione karmica. Tutto ciò che accade deve accadere. Questo mese, cari Capricorno, sarà un mese bello. Ma perché sarà un mese in cui c'è una evoluzione, secondo me. Quando le cose succedono karmicamente, tra virgolette, perché c'è un'evoluzione in corso. Una carta dell'oracolo dell'amore. La fiducia, ti devi fidare, Capricorno, tu ti fidi poco, vero? Il Capricorno è proprio uno di quelli che si fidano poco, pochissimo, confida molto in se stesso. Invece le carte ci dicono che dovresti aprirti un attimo, dare fiducia. Questa carta indica il potere della forza, indica la fermezza. Quindi hai l'opportunità di conseguire la tua vera grandezza. Devi solo evolverti naturalmente, perché anche l'elefante è l'animale che indica evoluzione, oltre la farfalla e qualche altro. Quindi, come vi dicevo prima, manco a dirlo, gli oracoli ci rispondono esattamente a quello che. Ogni volta che diciamo una cosa, gli oracoli poi ci rispondono. Fateci caso, se volete rivedere il video. Mi ho parlato di evoluzione e ci hanno risposto con la carta dell'evoluzione. Eccolo, Aniel, mettiamolo giù. Allora, carta della luna. Luna piena. Il Dio che in me mi restituisce salute perfetta di corpo e anima. Mi raccomando, al momento della luna piena, questo mese, luna piena sarà il giorno 20 in Ariete. Manifestate. Credeteci, credete che potete stare bene. Vi ricordo che la luna piena si dice che abbia anche degli effetti curativi. Gli antichi la usavano, pensavano che esponevano i malati nelle brandine, li uscivano fuori dagli ospedali, non erano ospedali, erano lazzaretti, eccetera, lì uscivano la luna piena. Ok? Quindi guardate che potere secondo gli antichi aveva la luna piena. Sono convinta che ce l'abbia ancora ora, chiaro, non dico che venite della guarita, però. Che una sorta di energia molto forte venga dalla luna, sì, quindi infatti ci dice guariamo, ma non guariamo solo dalle malattie, guariamo da tutto il malessere che abbiamo dentro, lasciamolo, prendiamo lo spazzatura e buttiamo, lasciamo la luna piena, ok? Quindi importante questo mese per il Capricorno saranno i giorni intorno al giorno 20, che sono i giorni della luna piena. Perfetto, credo che ci resti soltanto di vedere quali sono le canzoni per il Capricorno. Capricorno, mese di ottobre. La solitudine. A me non devi dire mai. Non è peccato. L'amore decide. La solitudine la conosciamo tutti. La solitudine fra noi. Ok, Laura Pausini ci parla di solitudine, di sentirsi soli, di essere soli. A me non devi dire mai. Canzone fantastica, credo che sia originariamente di Bungaro, credo. Molto molto bella. Non è peccato di Capri. L'amore decide. Non mi ricordo mai di chi è. Devo cercarla. Cercate il titolo comunque e lo trovate. Perché i titoli sono corretti, ok? I titoli sono esattamente corretti. Quindi questo è il titolo esatto, senza. Non ho sbagliato le virgole, non ho sbagliato la A, non ho sbagliato la O. Non ho messo dei pronomi a caso,
sono esattamente, perché queste carte le ho create io, e il titolo della canzone, quindi cercate esattamente così, e così vi arriva la canzone, ok? Queste sono le canzoni per il Capricorno, per il mese di ottobre. Quindi l'amore decide, ci dicono le carte del Capricorno. E a me non devi dire mai, c'è un'alzata di testa di questo Capricorno, questo mese. Ok, perfetto. Questo è il Capricorno per il mese di ottobre. Ricordatevi che sono energie, non è un oroscopo come quello settimanale. Tanto quello lo vado a fare di settimana in settimana. Prendiamo le energie di questo mese, cerchiamo di capire come sarà questo mese, prepariamoci. Prepariamoci al ritorno diretto di Plutone in Capricorno, mi raccomando, che è il punto zero, tutti quei matti, no? Che abbiamo visto, tutto quel matto, è l'oracolo, quindi sono il ritorno diretto di Plutone. Se vi è piaciuto questo video mettete like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, come al solito. Con i segni di terra ci vediamo per il mese, per l'oroscopo mensile il mese prossimo, l'oroscopo settimanale fra un paio di giorni. Bye bye!